Togliete la penna a Luca Bedogni. Togliete la penna a Luca Bedogni. No, non si può dire, te lo dico io, non si può dire che Çalhanoğlu sia più forte di Pirlo. Non bestemmiare. Qua si sta bestemmiando, idee del calcio si rivoltano dalla tomba. Toglietegli la penna questo qua, perché è fumato nel cervello. Ma di che cazzo stiamo parlando? Pirlo e Çalhanoğlu, la storia del calcio a uno che fino a oggi ha vinto solo porta ombrelli. Ma io davvero delle volte non so che cazzo vi passa per la testa. Forte Çalhanoğlu, nessuno dice il contrario. Ma non puoi scrivere ste stronzate. Io non posso trovarmi, perché sapete raga, stavo bazzicando su calciomercato.com e trovo questo personaggio che scrive sto articolo. Già dal titolo, Çalhanoğlu che è meglio di Pirlo, già bestemmiavo. Perché io capisco tutto, ma scrivere ste cazzate non le posso reggere. Per tanti motivi, raga, e se siete d'accordo con me, iscrizione al canale e lasciate un pollice in su al benzinero. Pirlo, da protagonista, ha vinto 2 Champions col Milan. 2! Ha vinto campionati, sia col Milan che con la Juventus, supercoppe europee, coppe intercontinentali, Çalhanoğlu porta ombrelli, cioè Pirlo protagonista, ha vinto un mondiale. Çalhanoğlu, lo ripeto, porta ombrelli, e quando doveva dimostrare di essere il più forte di tutti, in finale di Champions, è stato uno dei peggiori in campo. Di che cazzo stiamo parlando? Come cazzo si può fare questi paragoni? Io non lo capirò mai, un paragone del cazzo. Allora, Çalhanoğlu contro la Juventus, ma è da anni, è un grande giocatore, un bellissimo giocatore, messo lì a fare il regista, sta andando alla grande, ha dettato calcio, perché bisogna essere onesti sul giocatore, ha dettato calcio. Però Pirlo era un'altra roba. Era tutta un'altra roba, tutto un altro talento. Cioè Çalhanoğlu, l'ha detto bene Ambrosini, perché l'ha detto bene. Non si può paragonare Çalhanoğlu a Pirlo, però hanno lo stesso lancio di 40 metri e calciano bene tutte e due da fuori, che anche lì, cioè Pirlo ne ha fatti di più di gol da fuori di Çalhanoğlu. E a me è questo che fa incazzare. Perché dovete fare dei paragoni? Cioè fare paragoni con la leggenda del calcio, con questo che fra 5 anni, Çalhanoğlu, fra 15 anni, non si ricorderà più nessuno che cazzo è. Cioè Pirlo fra 20 anni ci ricorderemo ancora che era Pirlo. Quindi no, e addirittura arrivarmi a dire non si può... Ora possiamo dirlo che è più forte di Pirlo, ma vaffanculo, vai a cagare. Cioè, uno che dice una cosa così, davvero, davvero, merita bestemmie addosso. Cazzo, ma tu che scrivi un articolo così, ma te lo ricordi Pirlo? Te lo ricordi Pirlo? Te lo ricordi come calcava da protagonisti il campo europeo e il campo quando andava in nazionale? Te lo ricordi la differenza che facevi in campo? Che faceva nelle finali? Non si cacava in mano. Non faceva la finale che ha fatto Çalhanoğlu a Istanbul. Protagonista sempre. Io impazzisco quando fanno i paragoni. Dite che è uno dei migliori registi in Europa. E io sono il primo che ve lo dico. Ma non mi sembra che per Çalhanoğlu, nonostante finalista di Champions, nel mercato estivo c'era la fila così. Non mi sembra.
non c'era il Manchester City, il Bayern Monaco, il Real Madrid che volevano Çalhanoğlu, non mi sembra. E allora, no, no, non lo si può dire, hai detto una stronzata, chiedi scusa ad Andrea Pirlo che me lo paragoni a Çalhanoğlu, chiedigli scusa, inginocchiati, Çalhanoğlu è una gamba di Pirlo, una gamba di Pirlo. Poi, fra 5 anni, se Çalhanoğlu farà lo stesso percorso che ha fatto Andrea Pirlo, allora potremo fare i paragoni, ma oggi no, oggi non ci sto. Manco una scorreggia di Pirlo è Çalhanoğlu. E ripeto, gran giocatore, a me calcolate che mi piaceva già ai tempi del Milan, ero uno di quelli che non l'ha mai criticato. Sì, ho detto che chiedeva troppi soldi, secondo il mio punto di vista, il rinnovo. Però a me è sempre piaciuto e quando è andato ho detto vedrete che sarà un giocatore che nello scacchiere del Milan era importante, faremo difficoltà a sostituirlo. E invece l'abbiamo sostituito perché tra noi e lui, quello che ha vinto prima il campionato, siamo stati noi, lui sarà sempre secondo se lo vince quest'anno, siamo stati noi primi a vincere senza di lui. Quindi ci può solo sucare la pannocchia a noi Çalhanoğlu. Detto questo, torniamo al Milan. Olivier Giroud ieri ha parlato anche il suo agente per il rinnovo del contratto e dice che i matrimoni si fanno in due. Io non so quali sono le idee della dirigenza del Milan, però l'anno prossimo avere Giroud, Jovic e una punta coi controcoglioni, che può essere Sesco, che può essere Zirze, che può essere David, quello che sarà, però va bene. Cioè alla fine Oliver quest'anno, è vero, è vecchio, anche a me non piace continuare a dare soldi a quelli che superano i 35 anni. Però raga, è sotto gli occhi di tutti la stagione che sta facendo Oliver Giroud. Cioè non è che, per dirvi, Ibra faceva 2 mesi in tutta la stagione. Cioè, questo è integro, segna raffica, fa assist. Certo, non può essere il titolare della prossima stagione del Milan, non doveva esserlo manco di quest'anno. Però lì, a far crescere i giovani, a dare una mano, se lui sta bene. Quindi vediamo cosa farà la società. Anche Chav nota importante. Chav tornerà intorno alla partita, leggevo ieri, dell'Europa League con il Rennes. Quindi manca poco e arriva anche lui. Dovrebbe tornare, se non mi sbaglio, che leggevo alla seconda, la partita di ritorno. Vediamo, abbiamo bisogno di recuperare Chav, Tomori, Kalulu. Anche se ripeto, per me è la fase difensiva che è sbagliata. Raga, sempre forza Milan, non fatemi bestemmiare, non toccate i dei del calcio.